Adelio. Aderio. Oh, Ade. Ade è facile. Aderio さん、こんばんは。はじめまして。おー、乗ってるそうです。え、la casa editrice, come si chiama? Ippocampo. Ippocampo. Ciao, sono Eriko. Guardate questo libro, ci sono tante foto dei cibi giapponesi. È un libro di ricetta. Guardate, ci sono tante cibi giapponesi, veri, ma sono bellissimi. Questo libro e questi piatti giapponesi, vediamo cosa scopriamo oggi. Intanto andiamo dentro la gastronomia Yamamoto. Sì. Ok, ciao a tutti, oggi sono al gastronomia Yamamoto a Milano. E lei si chiama Aya Yamamoto. E sono molto curiosa stasera che facciamo un evento anche insieme alla casa editrice in Ippocampo, giusto? E poi mi sono incuriosita perché loro preparano i piatti giapponesi, cioè cibo giapponese uguale sushi, sashimi, no. Allora vediamo questo concetto. Sì. Ciao a tutti, sono Aya Yamamoto della gastronomia Yamamoto. Sì, da noi non si mangia sushi e sashimi, anzi facciamo tutt'altro, perché in Giappone, come sapete o non sapete, forse lo mangiamo ogni due settimane, forse non lo mangiamo neanche in un mese. Quindi forse una volta al mese, al massimo per me. Esatto. Quindi quello che abbiamo voluto fare è proprio farvi conoscere un'altra parte della cucina, che è una cucina più casalinga, quello che preparano le nostre nonne, le nostre mamme, e quindi qua quando verrete troverete tutt'altro e forse questa cosa vi stupirà. Sono veramente emozionata stasera. Dai, ciao. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Poi adesso vi presento Ade さん。Ade。ありがとうございました。della casa editrice Ippocampo che ha pubblicato recentemente questo bellissimo libro ricettario giapponese. Benissimo, alla casa editrice Paidon, l'Ippocampo ha pubblicato in Italia questo ricettario con oltre 400 ricette della tradizione giapponese. L'autrice è Nancy Singleton Hachis, che dopo una lunghissima ricerca è andata proprio al cuore della vita culinaria giapponese. Dove si può trovare questo libro? Questo libro in tutte le librerie, sul nostro sito oppure alla gastronomia Yamamoto. Privatamente sei un cliente di questo Yamamoto, gastronomia Yamamoto, giusto? Ci divertiamo stasera, sì. E speriamo bene. Arigato gozaimasu, grazie. Questo? Qual è? Cos'è? Bravissimo! Spiegazione! Melanzane grigliate al miso dolce! Che buono! Non c'entra il nabacco. Ragazzi, finalmente anch'io provo il sukiyaki. Che finora ho visto solo nei film. Ohage è un dolce giapponese, però con fagioli rossi, se ti piace, tipo marmellata di fagioli rossi. Okay. Che è tipico dolce giapponese. Sì, sì, sì. Ohage. Ma non tipo mochi. Potrebbe essere che c'è. Sì, infatti. Cioè non proprio mochi, ma secondo me c'è il riso per mochi. Quindi... Il 30 ottobre sarà possibile degustare i cibi di questo libro. Per le prenotazioni vi lascio il link nella descrizione di questo video e ci vediamo presto! Matane!